Cinque tipi di tassazioni nel mondo, i cinque tipi di tassazioni nel mondo che seguono la residenza fiscale. Oggi parliamo di trasferimento di residenza fiscale, cioè quando io decido di andare via dall'Italia perché sono stanco di pagare, per esempio, l'80% di tasse, allora devo guardarmi intorno e devo capire due cose, e cioè qual è il paese che fiscalmente può darmi un vantaggio competitivo rispetto evidentemente alla mia concorrenza, ai miei competitor, perché devo andare a cercare quel paese che a livello personale prima e business poi mi dà una tassazione complessiva che evidentemente mi aiuta non solo dal punto di vista di risorse finanziarie, ma fa la differenza rispetto a quello che fanno per esempio i miei competitor che magari vivono nel mondo occidentale. Ok, quindi sicuramente quando trasferisco la residenza, uno dei driver da prendere in considerazione, se non il primo, è il driver fiscale, dove vado per pagare meno tasse, e va benissimo. Però il secondo driver che invece devo prendere in considerazione, sempre comunque del consiglio che do a tutti quanti i miei clienti spassionatamente, è l'interesse, l'esistenza di un interesse reale o pseudoreale nei confronti di una determinata giurisdizione. Importante, facciamo attenzione, determinare come si dice, prediligere, ecco, un paese dove ci sia un minimo di interesse culturale, affettivo, perché magari si è trasferito già qualche amico precedentemente, perché ci ho vissuto per qualche periodo della mia vita. Comunque, l'importante è che ci sia un interesse culturale, un interesse di qualche tipo nei confronti di quella giurisdizione, perché non dimentichiamo che quando, nel momento in cui decidiamo di eleggere la nostra residenza fiscale in quella giurisdizione, dovremmo comunque andare a costituire il centro dei nostri interessi vitali in quella giurisdizione. Quindi, se poi prediligiamo un posto che ci fa pagare meno tasse, che però poi non ci piace, per non dire parolacce, allora diventa veramente difficile e può dare problematiche non indifferenti in caso di accertamento da parte dell'agenzia, perché se nel frattempo io non sono riuscito a creare un centro di interessi che sia tale, e quindi lì magari ci sono un giorno all'anno, questo può provocare problemi, soprattutto se il paese di destinazione è un paese in blacklist, cioè un paese dove poi sono io che devo andare a dimostrare che il mio trasferimento è stato effettivo nella misura in cui mi arriva un accertamento. Non dimentichiamo che se mi trasferisco in un paese blacklist, le possibilità di un accertamento sono molto più elevate che se non mi trasferisco in un paese white, ok? Quindi queste sono le prime considerazioni da fare, va benissimo, spassionate, che vi regalo in questo video. La seconda considerazione allora è che nella scelta bisogna sapere che lì fuori ci sono una serie di paesi che è possibile suddividere nei gruppi che vedete qui davanti a voi. Cioè esistono cinque sottogruppi di paesi quando si va a parlare di residenza fiscale per quanto riguarda più che altro le modalità di tassazione. Questa è una classificazione che non deriva prettamente dal diritto tributario, ma più da esigenze di natura pratica, diciamo che sposa le due cose, in parte derivata dal diritto tributario, in parte da 20 anni di esperienza sul campo. Ok, quindi andiamo a vedere quali sono questi cinque gruppi e se possono fare o meno al caso tuo. Esistono i paesi senza imposizione diretta, che sono quei paesi in cui praticamente, per il semplice fatto di essermi trasferito, non vengo più tassato automaticamente da un giorno all'altro. Parliamo di persone fisiche, ok? Quindi tipicamente Dubai, dove non c'è nessun tipo di tassazione sulla persona fisica, ma neanche sulle imprese, Monaco, Monte Carlo, intesa come Monte Carlo, è un'altra giurisdizione dove non c'è imposta diretta. Lasciamo stare i pro e i contro di una scelta del genere, non è oggetto del video di oggi, però comunque esiste questo gruppo di paesi in cui non c'è imposizione diretta, che ne so, le Bahamas, quindi io vado lì e non sono tassato. Poi esistono i paesi con tassazione worldwide. Che cosa significa? Sono i paesi tipicamente come l'Italia che tassano il reddito ovunque prodotto, quindi sia il reddito che produce all'interno di quel paese, sia il reddito che produce nel resto del mondo. Quindi, per esempio, l'Italia è evidentemente il sistema più classico, l'esempio più classico da farti, ma perché è quello in cui sei cresciuto e tendenzialmente, se stai ascoltando questo video, vieni tassato. Ti dice: non mi importa se i tuoi redditi sono redditi finanziari che derivano dall'estero, non mi importa se hai redditi immobiliari che derivano dall'estero, non mi importa se la tua azienda fa affari solo in Italia o nel resto del mondo, non mi importa se le tue consulenze sono in Italia o nel resto del mondo, io ti tasso tutto, a prescindere. Poi esiste il concetto di credito d'imposta, problemi di doppia imposizione, lo andiamo a calmierare se del caso. Intanto però io, per non saperne leggere né scrivere, ti tasso.
Ora, non per forza, cioè, nonostante questo principio sia obiettivamente abbastanza invasivo, è comunque il principio che viene applicato dalla maggior parte delle giurisdizioni, sicuramente da quelle appartenenti all'Ocse, che sono 36 ad oggi, se non sbaglio. Quindi, come dire, la maggior parte del globo applica questa tipologia di tassazione. Esistono, quindi, sicuramente tutto il mondo occidentale, Italia, Spagna, Stati Uniti, Germania, Francia, Portogallo, solo che esistono tipologie, come dire, delle tassazioni più blande rispetto all'80% italiano. Dico 80% perché quando io vi do, evidentemente non è l'80% overall, però se fate il calcolo finanziariamente su quanto vi pesa la tassazione italiana con gli acconti, quindi non solo con i saldi, ma anche con gli anticipi delle tasse che dovete pagare, probabilmente superate anche l'80%. Ho avuto casi di clienti che arrivavano al 110%, per cui insomma non dico baggianate, non do percentuali a caso. Quindi esistono però paesi appunto che applicano questo stesso principio dove in realtà esiste una tassazione molto più agevolata. Paesi vicino a noi come per esempio la Slovenia, come per esempio la Croazia, ma comunque anche la maggior parte dei paesi dell'est, quindi Romania, Bulgaria, eccetera, eccetera, applica una tassazione worldwide. Quindi nonostante si applichi questa tassazione, in ogni caso esistono delle aliquote o delle flat tax tali per cui mi rendono percorribili una strada del genere. Poi esistono i paesi con tassazione territoriale, che sono obiettivamente tra i miei preferiti, ma più che altro perché sono più interessanti anche da un punto di vista fiscale, perché, come dire, differiscono, quindi hanno dei tratti peculiari, delle originalità e anche dei grossi vantaggi da un punto di vista di pianificazione. Per esempio, su tutti, Paraguay e Panama sono quei paesi con tassazione territoriale, cioè loro non in parte anche Monaco, cioè loro non tassano tutti quei redditi che non sono prodotti all'interno del territorio. Per cui se produco la fonte del mio reddito è al di là del confine di quel paese, tendenzialmente quel reddito non viene tassato. Non è più difficile di così. È chiaro che essendo alcuni di questi paesi extra UE, quindi extra al di là dell'Unione Europea, la permanenza, il visto per entrare e per rimanere ha dei requisiti, ci sono delle caratteristiche per ottenere un visto di residenza permanente per poi diventare fiscalmente residenti in quella giurisdizione che vanno presi in considerazione. Quindi possono esserci degli impedimenti burocratici piuttosto che delle caparre a titolo di deposito, è una cosa che per esempio fa il Paraguay con 5.000 dollari di deposito, fa Panama, ma lo fa anche l'Andorra. L'Andorra non ha una tassazione territoriale, però una tassazione molto bassa e prevede questa. L'Andorra in realtà rientra nei paesi a tassazione worldwide, anche se poi di per sé è un paradiso fiscale. Ok, quindi paesi a tassazione territoriale. In Asia, per esempio, Hong Kong è un paese a tassazione territoriale, Singapore è un paese a tassazione territoriale. What else? Insomma, ce ne sono altri. Vi chiedo Enya all'interno diciamo, dei contenuti sui miei blog e nel mio corso trovate tutto. Comunque, l'importante è che bisogna sapere che questi paesi sono molto interessanti, soprattutto per eleggere la residenza se si è nomadi digitali. Questo perlomeno per come la penso io. Quindi per chi viaggia, per chi ha bisogno di una determinata flessibilità, sono paesi interessanti anche perché molto spesso non hanno un requisito di soggiorno minimo, quindi non devo rimanere 183 giorni, che il principio dei 183 giorni non lo applicano tutti indistintamente, quindi anche questo è da verificare. Poi ci sono i paesi con sistema non-DOM, che anche sono molto interessanti sotto un profilo della pianificazione fiscale. Li troviamo in Europa, ma anche al di fuori dei confini dell'Unione Europea. In Europa, su tutti, famosissimi Malta, Inghilterra, Irlanda. Parzialmente il Portogallo, che applica un regime del tutto simile, anche se impropriamente lo definiscono un DOM, e in realtà anche l'Italia per i super ricchi applica un regime che si definisce non DOM. Diciamo che però in Unione Europea, quindi rimanendo vicino casa, per prima, in questo momento stiamo girando prima nel pre-Brexit era, quindi troviamo sia UK, sia Irlanda, sia Malta. Fuori troviamo assimilabile a questa tipologia di tassazione sicuramente la Thailandia e beh, ancora non me ne vengono in mente altri, però comunque no, non mi dilungo. In ogni caso, perché sono interessanti? Ci cioè sono anche gli altri. Perché è interessante? Perché come persona fisica, se io mi trasferisco in uno di questi paesi,
Tendenzialmente tutto quello che guadagno al di fuori, come fonte di reddito al di fuori dei confini di ciascuno di questi paesi, dove ho preso la residenza, evidentemente, fin tanto che non lo rimetto all'interno del confine di quel paese, non è tassato. Rimanendo in Unione Europea, Malta è quello sicuramente di più facile applicazione, anche se dal 2018 ci sono state delle novità, delle problematiche e quindi ci sono delle tasse, c'è un minimo, diciamo, ci sono 5.000 euro di base di tasse da pagare, magari ne parliamo in un altro video. In ogni caso, il principio aiuta sistemi di pianificazione assolutamente legali, ed è obiettivamente forse una delle mete preferite, sono alcune delle mete preferite dai nomadi digitali, cioè da chi ha bisogno di un determinato tipo di flessibilità per viaggiare, insieme a quello territoriale. Poi, come dire, il discrimen poi lo fa il tipo di business. Qui parliamo comunque di come funzionano i di come funzionano di come si suddividono i cinque gruppi. Ok, quindi i non-DOM hanno comunque delle particolarità, cioè dei requisiti. Non è che io vado lì e sfrutto quel sistema. Bisogna capire esattamente, anche perché poi le normative cambiano, come e in che modo li posso sfruttare, perché poi esistono anche delle normative anti-abuso che vanno sposate, cioè anche a livello interno, a livello domestico, esistono dei limiti allo sfruttamento del non-DOM, ecco. Però sicuramente le maglie sono piuttosto larghe. E poi abbiamo l'ultimo gruppo, che è quello dei paesi a tassazione su base di cittadinanza, che è una cosa che fanno soltanto gli Stati Uniti, perché evidentemente hanno il potere commerciale e contrattuale di farlo, e non ho mai capito perché l'Etiopia, con tutto rispetto per l'Etiopia. Quindi qui, per il semplice fatto di nascere e di avere il passaporto di quella nazionalità, tu sarai tartassato per tutta la vita in quel paese. È chiaro che poi di nuovo ci sono delle agevolazioni, perché se me ne vado esiste la possibilità di un secondo passaporto, di rinunciare alla green card se ne ho una, di rinunciare alla residenza fiscale, di gestire il problema tramite il credito d'imposta, eccetera, eccetera. Però intanto il problema ce l'ho e lo devo risolvere e lo devo gestire per il resto della mia vita, tendenzialmente. Ti direi se sei nato in uno di questi due paesi o se hai preso la residenza fiscale. Quindi facciamo attenzione quando decidiamo di andare a vivere negli Stati Uniti. Non è semplice andare a vivere negli Stati Uniti, ve lo dico, soprattutto nell'era Trump, ottenere un visto per rimanere su base permanente o comunque per più di 90 giorni è particolarmente complicato, non è un attimo. Però in ogni caso, quando anche se ho clienti che evidentemente hanno deciso di fare questo passo, valutiamo attentamente i requisiti, come dire, le conseguenze sotto il punto di vista fiscale. Ok, quindi adesso dovessi avere le idee un po' più chiare, se stai valutando il trasferimento di residenza personale o l'internazionalizzazione tua e della tua impresa, adesso dovresti avere le idee un attimino più chiare su da dove comincio. Ecco, comincia da qui, dai gruppi e dalla tipologia di tassazione nel mondo a livello personale.